derivatore di piano che ci consente di realizzare il cosiddetto cavallo stellare. L'abbiamo visto l'altra volta per chi l'ha seguito, quindi abbiamo il cosiddetto cavallo stellare dato appunto dal derivatore di piano. Fate conto che ogni uscita, come dicevo, è completamente isolata dalle altre e eventualmente, se lasciassi vuoto un'uscita, non devo andare a fare nessun tipo di operazione di chiusura linea, terminazione di linea, perché sono uscite oltre che isolate l'una dalle altre, ma anche autobilanciate. Bene, qui abbiamo un esempio di derivatore di schema di un impianto con un alimentatore 34-60-50 con due montanti. Sulla montante 1 si è scelto di derivare direttamente i posti interni entra-esci, quindi senza l'uso del derivatore. Sulla montante 2 si è scelto di usare il derivatore di piano. Tanto che sulla stessa montante potrà usare per un piano il derivatore di piano, e magari l'ultimo piano ha solo un appartamento o due appartamenti, posso usare il collegamento entra-esci. Quindi non c'è nessun tipo di vincolo, abbiamo il cosiddetto cablaggio libero e misto. Posso tranquillamente utilizzare il derivatore anche l'entra-esci contestualmente sulla stessa montante. Vediamo altri elementi. L'abbiamo accennata prima, adesso la vediamo nel dettaglio, è la famosa interfaccia di appartamento. Ok? Che è questa che vedete in figura, è chiamata 34-68-50, con il articolo, e in versione guida DIN 4 moduli DIN. Quindi è un oggetto da guida DIN, si mette di norma nel quadro, nel quadretto. Che cosa serve e quando la utilizzo? Allora, l'interfaccia dell'appartamento ovviamente serve in impianti condominiali per andare a gestire 1, 2, n appartamenti come se fossero degli impianti indipendenti, cioè solo degli impianti indipendenti. Vediamo meglio. Allora, in questa slide, nella parte tratteggiata arancione, troviamo la parte condominiale. Quindi immaginate un condominio con la montante e poi con diversi appartamenti. Quindi qui abbiamo il nostro esempio, alimentatore che ormai conosciamo molto bene, 34-60-50. Abbiamo un posto esterno. E qui parte la montante. Vedete, sulla montante, che è questa che vi sto indicando, non abbiamo dei posti interni collegati direttamente, ma abbiamo utilizzato, la scelta ovviamente, la nostra, in questo caso 2, interfaccia d'appartamento 34-60-50. Quindi la montante collega in entra-esci la prima interfaccia, poi prosegue, va sulla seconda interfaccia e fa altre cose. Potrebbe collegare direttamente un posto interno, oppure le interfacce d'appartamento potrebbero essere collegate alle uscite del derivatore di piano di prima. Quindi qua tranquillamente potrei, in questo esempio qui mi trovo un posto interno direttamente sull'uscita P1 del derivatore, ma qui nell'uscita P2 potrei collegarci l'interfaccia d'appartamento. Quindi la prima regola utile: ricordatevi che l'interfaccia dell'appartamento è assimilabile semplicemente a un posto interno. Quindi come configurazione che abbiamo visto nella prima puntata, o come modalità di funzionamento, è un posto interno. Quindi il collegamento è quello che vedete. A questo punto, nella prima interfaccia dell'appartamento connessa al nostro nostra montante, l'interfaccia dell'appartamento ha un'uscita. L'uscita dell'interfaccia dell'appartamento andrà collegata al nostro impianto di appartamento. Fate conto che dal punto di vista condominiale l'interfaccia dell'appartamento è vista come un posto interno, dal punto di vista di appartamento è vista come un posto esterno, quindi come un ingresso del mio impianto. Quindi, ad esempio, l'appartamento 1, quello in basso, questo qui che vi sto indicando, quindi è un appartamento che alla fin dei conti è diventato un impianto monofamiliare, ma ricordiamoci che siamo in condominio,
Quindi, in quanto impianto indipendente, avrà sicuramente un proprio alimentatore. In questo caso è stato previsto un nodo audio-video, perché abbiamo bisogno di tre ingressi. Uno è l'ingresso che arriva dall'interfaccia dell'appartamento. Due è il posto esterno privato, quindi di quell'appartamento. Tre, ad esempio, è stata inserita una telecamera a due fili, che è questa. Quindi abbiamo scelto, per forza delle cose, il nodo audio-video. Dopodiché l'uscita, chiamiamola montante di appartamento, andrà a servire il posto interno, oppure potrebbe essere due, tre, eccetera. Vi ricordo che in un appartamento condominiale, sotto interfaccia d'appartamento, possiamo inserire al massimo 5 posti interni video, senza alimentatore supplementare, perché ogni appartamento è dotato del proprio alimentatore, quindi tutta questa roba dell'appartamento non graverà nulla di tutto questo sull'alimentatore condominiale, discorso che dicevo prima. Quindi senza interfaccia d'appartamento devo fare conto di questa cosa, ma con interfaccia d'appartamento non devo far conto dell'assorbimento dei miei oggetti sull'alimentatore condominiale, ma devo far conto dell'assorbimento dei miei elementi sull'alimentatore interno. Però se ogni appartamento avrà il proprio alimentatore, praticamente non andiamo a sollecitare l'alimentatore condominiale. Vediamo l'appartamento 2 concettualmente uguale, però in questo caso non abbiamo utilizzato il nodo perché abbiamo bisogno di due ingressi. Uno è sempre l'ingresso che arriva dall'interfaccia dell'appartamento. Due è il posto esterno privato. Non ne ho altri, quindi mi è sufficiente usare l'adattatore video integrato nell'alimentatore. Ok? Che vi ricordo prevede massimo due posti esterni, come in questo caso, e la montante, o un posto esterno e montante. In questo caso abbiamo due posti esterni, quindi interfaccia d'appartamento, posto esterno privato, e sull'uscita P vado a collegare i posti interni di appartamento. In questo caso due, potrebbero arrivare, come dicevo prima, fino a 5. Quindi, in sostanza, l'interfaccia d'appartamento ci risolve diversi problemi di assorbimento sull'impianto condominiale, quindi potrebbe avere tantissimi appartamenti dotati ognuno di 3, 4, 5 posti interni video, tra cui anche connessi, non c'è problema, perché ognuno viene alimentato indipendentemente dall'impianto condominiale. L'impianto privato, l'impianto d'appartamento, è un impianto totalmente indipendente, perché è alimentato appunto dal proprio alimentatore ed è configurato per gli affari suoi, quindi è un monofamiliare semplicemente. Ovviamente ti faccio l'appartamento va a mettere in comunicazione il mio impianto privato, che è questo impianto privato, che ovviamente dovrà comunque accedere ai servizi condominiali, quindi ovviamente dovrà dialogare col posto esterno condominiale, dovrà accedere ai servizi condominiali, quindi luci scale, delle attuazioni supplementari, dell'intercom su altri appartamenti, quindi comunque interfaccia fa da interfaccia, suo nome. Quindi ricordatevi, l'interfaccia dell'appartamento è vista, come dicevo prima, come un semplice posto interno, quindi cosa accade? E si configura come un posto interno, quindi quando vado a cliccare, premere la chiamata dell'appartamento 1, io dovrò, il posto interno, chiamerò l'appartamento 1, ma in maniera più specifica chiamerò l'interfaccia d'appartamento dell'appartamento 1, questa. Quindi dovrò semplicemente andare a configurare l'interfaccia d'appartamento come se fosse il posto interno 1, quindi la andrò a identificare con la configurazione N1, se questo è l'appartamento 1. Se quello dopo è l'appartamento 2, la propria interfaccia la configurerò come N2 e via dicendo. Quindi vuol dire che al posto esterno condominiale, quando chiamerò e premerò l'appartamento 1 ad esempio, io chiamerò l'interfaccia come se fosse un posto interno.
Dopodiché l'interfaccia di questo suo lavoro automaticamente andrà a chiamare il o i posti interni dell'appartamento indipendentemente da come sono configurati. Okay? Quindi se nell'appartamento 2 avrò chiamato N1 ed N2 i posti interni dell'appartamento, l'interfaccia dell'appartamento si chiama N2, quando premerò il pulsante relativo all'N2, il posto esterno condominiale chiamerà l'interfaccia dell'appartamento N2, che a sua volta chiamerà totalmente insieme i due posti interni, anche se si chiamano N1 ed N2. Avrei potuto chiamarli N27, non mi interessa. Quindi, l'interfaccia dell'appartamento spesse volte ci aiuta, il consiglio che do, laddove riuscite a inserirla, fatelo in un condominio, ma anche in un gruppo di villette a schiera. Faccio un esempio. Se è villette a schiera, posto esterno condominiale, voi prevedete in ogni villetta schiera l'arrivo e l'interfaccia dell'appartamento, ad ogni villetta schiera magari vi fermate lì, perché non saprete magari se il cliente quando arriverà vorrà un semplice posto interno e magari anche audio, oppure vorrà un impianto un po' più allargato, ad esempio vorrà mettere un posto interno connesso, e quindi dovete prevedere un impianto di questo genere, quindi con un alimentatore dedicato all'appartamento, alla villetta che sia, magari vorrà un posto esterno privato, lo potete fare. Quindi una volta che l'interfaccia è stata inserita, potete poi anche successivamente andare a delineare l'impianto appunto che serve al cliente. Quindi ricordatevi, interfaccia d'appartamento 34 60 50. Abbiamo un altro tipo di interfaccia, ok? Che è questa, che molto, con molta fantasia si chiama 34 68 51. Quindi appartamento 50. Quest'altra interfaccia si chiama 51, che è molto simile anche dal punto di vista diciamo visivo, 4 moduli DIN, quindi come quell'altra, articolo 34 68 51. Cosa serve questa interfaccia? Questa interfaccia serve a realizzare un impianto condominiale, di norma parliamo di complessi condominiali, quindi con tante montanti, quindi sono due, ma diciamo possiamo avere molte di più, fino a 39 esattamente, quindi 39 scale vuol dire 39 palazzini, 39 montanti in generale, con una fonica audio-video, quindi con foniche indipendenti. Quindi riusciamo a ottenere con questa interfaccia, che in questo schema non c'è ancora, poi introdurrò, 39 montanti indipendenti. Cosa vuol dire? Allora, qui ripeto, parliamo di norma di complessi condominiali, dove abbiamo una parte comune che è rappresentata dal posto esterno o posti esterni condominiali, dove avremo una montante, che è questa che vi sto indicando, che ovviamente andrà a collegare le varie montanti. Ecco, qui parliamo di montanti, quindi come se avessimo ad esempio delle scale, dove si vuole avere anche il posto esterno cosiddetto pie scala, cioè ogni scala avrà il proprio posto esterno. Quindi, senza l'utilizzo dell'interfaccia in questione, il cablaggio è questo. Ecco, al di là degli alimentatori, eccetera, l'interfaccia, scusate, la montante che arriva dalla sezione condominiale comune andrà a essere collegata in questo modo. In questo caso, essendo previsto un nodo a due video all'ingresso del primo, all'ingresso del secondo, all'ingresso del terzo e via dicendo. Ecco, così com'è l'impianto, come lo vedete, è tutto funzionante in maniera corretta. Però non abbiamo montanti indipendenti, vuol dire che la montante condominiale collegata così come vedete era montante comune a tutti, e vuol dire che qualsiasi montante non è indipendente dalle altre, la montante 1 non è indipendente dalla 2. Mi spiego meglio: se in questo momento avessi una comunicazione tra il pie scala 1 e l'appartamento della montante 1, terrà impegnata
ovviamente la montante 1 va bene, ma anche la montante condominiale. Cioè abbiamo montanti non indipendenti, che a volte può essere un problema, a volte invece non è un problema. Ovviamente più montanti ho, e più problema sì, più problema è evidente. Quindi se abbiamo due montanti, probabilmente la contemporaneità è molto remota. Se abbiamo 20 palazzine, molto probabilmente ci potrebbe essere il problema. Allora, a risolvere il problema è appunto la nostra interfaccia in questione, interfaccia 34-68-51, che vado a prevedere in questo modo. Quindi tra la montante condominiale e le varie montanti di scala, in mezzo ci metto la 34-68-51 in modalità 5. Okay? Vuol dire che quando l'acquistate ci mettete un bel numero 5 nella sede M. Modalità 5 vuol dire che questa interfaccia serve per ottenere montanti indipendenti. Dico questo perché poi vedremo che la stessa interfaccia può essere usata per due funzioni. Una di quelle è questa che vediamo, quindi per avere montanti indipendenti in impianti e di norma complessi condominiali, la montante e l'interfaccia deve essere utilizzata in modalità 5. Ok? Così come, quindi l'unica configurazione da dare è la mod 5 e poi la M, quindi mod 5, la M è un numero progressivo dall'1 fino al numero di montanti che avete, 1, 2, 3, quindi se avete 20 montanti avrete 20 interfacce denominate dalla M1 alla M20, anzi la M21 in questo caso, e tutte e 20 le avete in modalità 5. Ecco, se la stessa interfaccia la utilizzate in modalità, ecco, scusate, qui vedete un altro schema in modo diverso, quindi qui abbiamo il nostro, no scusate, la stessa interfaccia, scusate perché ho le slide coperte, quindi ok, la stessa interfaccia, stavo dicendo prima, anziché in modalità 5, che è questa, la usate in modalità 0, quindi praticamente l'acquistate e non ci mettete dentro nulla, perché lo 0 corrisponde a nessun configuratore inserito, otteniamo un'altra funzione, che è l'interfaccia di espansione. Quindi la funzione di questa interfaccia diventerà espansione di impianto, serve per aumentare, espandere l'impianto, mi spiego meglio, serve per aumentare i limiti di distanze. Vi ricordate all'inizio, quando si parlava del cavo, tra l'altro qualcuno di voi ha fatto anche una domanda, qual è la distanza massima? Vi ho ricordato le tratte principali, che sono la A e la B, no? Quindi è la distanza tra posto esterno e alimentatore, piuttosto che posto e l'alimentatore e posto interno, piuttosto che alimentatore e ultimo posto interno, che vi ricordo, senza nessun tipo di interfaccia, essere 200 metri col cavo bianco BTC. Se avessi necessità di superare questi 200 metri, allora devo utilizzare la mia 34-68-51 in mod 0. Ogni interfaccia che vado a inserire dopo il 200 metro vado ad aumentare la tratta di altri 200 metri. Quindi ogni interfaccia vuol dire più 200 metri. Ne posso inserire al massimo 2. Quindi vuol dire che avrò 2 per 200, 400 metri, più 200 iniziali, 600 metri. Quindi le tratte che di norma senza interfaccia sono 200 metri diventano ognuna 600 metri con l'utilizzo di due interfacce di espansione, 34-68-51 in modalità 0. Ecco, lo schema che vedete ci indica come va insieme a cosa va impiegata l'interfaccia in questione. Quindi qui cosa abbiamo? La partenza del mio impianto, quindi l'alimentatore solito, posto esterno, e parte la montante. E vi ricordo, tratta A, 200 metri. Se questi 200 metri non mi bastano,
Allora sulla montante vado a inserire dopo il 200° metro la mia interfaccia in ingresso, l'uscita dell'interfaccia va all'ingresso di K come se fosse diciamo il posto esterno del mio alimentatore in questione, e l'uscita P prosegue in 200 metri di montante. Quindi abbiamo 200 metri senza fino a qua, più altri 200 diventano 400. Ne posso mettere due, quindi la distanza massima tra posto esterno e posto interno più lontano con l'impiego di due interfacce vuol dire più 200, in totale 600. Ecco, come vedete, interfaccia di appartamento, scusate, di espansione, quindi pod 0, va utilizzata, va collegata, va cablata, come vediamo, quindi l'ingresso è, diciamo, l'arrivo della fine tratta dove supera, dove sono arrivato al limite di 200 metri. L'out, uscita, va collegata all'ingresso TK dell'alimentatore e l'uscita a proseguire in 200 metri della montante. Quindi va da sé che insieme all'interfaccia di espansione va utilizzato sempre l'alimentatore, ok? Perché comunque deve rigenerare il segnale in qualche modo. Quindi attenzione che dove prevede l'interfaccia di espansione devo avere molto semplicemente due cose: uno, la 230 per alimentare l'alimentatore; due, un posto adatto a contenere due elementi, che sono questi due, l'interfaccia e l'alimentatore, moduli DIN, due elementi DIN. Nel senso che se questa interfaccia la dovessi utilizzare nella tratta che va dal posto esterno all'alimentatore, che vi ricordo senza niente 200 metri, se lì superassi 200 metri ci devo mettere in mezzo la mia interfaccia. L'interfaccia che va collegata, così come vedete, con l'alimentatore che va alimentato. Quindi nel mio vialetto, che sicuramente a questo punto sarà più di 200 metri, dovrò prevedere a metà vialetto un quadretto stagno dove inserirò l'interfaccia e l'alimentatore, a quale porterò l'alimentazione 230 per l'alimentatore. Ecco, voi insegnate a me la regola dell'arte, ci mancherebbe. Siccome sono stati visti alimentatore e interfaccia così buttati nel cielo fanno un pozzetto, poi ovvio che qualche problema di qualità video lo possiamo avere. Quindi ovviamente, adesso parte le battute, ma è successo veramente, sono oggetti da guida DIN. Quindi il caso più critico è proprio quello che avevo detto, cioè quando si decide che serve di piazzare, posizionare nel vialetto per il posto esterno. Di norma per aumentare la distanza della montante piuttosto che l'ultimo posto interno, siamo comunque all'interno dell'impianto e prevedo un cablaggio ad hoc con un quadretto. Però appunto ricordare questa cosa. Quindi ricapitolando, 34, 68, 51, in mod 5 la usate come interfaccia per ottenere montanti indipendenti, fino a 39 per ogni impianto, che non sono poche, quindi ripeto, parliamo di compresse condominiali. Oppure, stessa interfaccia in modalità 0, la usate come espansione di impianto. Qui abbiamo un altro esempio sempre di espansione di impianto, in modalità diversa ma il concetto uguale. Quindi abbiamo un impianto un po' più grande, anche è stato utilizzato il nodo 2 video anziché l'altatore video, quindi ogni uscita prevederà un'interfaccia alla quale sarà collegato un nodo o l'alimentatore e via dicendo. Dunque, il concetto è sempre lo stesso. Ok, io qui ho terminato la mia presentazione, è stata quasi un'ora. Abbiamo visto non tantissima cosa, per carità, però voglio dire, sono gli elementi base fondamentali che ci servono per qualsiasi tipo di impianto. Ovviamente poi parleremo nelle puntate successive di altri elementi, però questo è fondamentale per andare a realizzare un cablaggio che